discorso particolare. Poi aspetta un attimo, aspetta un attimo. A Reggiolo abbiamo avuto anche il terremoto, nel senso 2012. Perciò, oltre a perdere i soldi e i posti di lavoro, abbiamo avuto anche il terremoto. Perciò eravamo in una situazione, e siamo tuttora anche in una situazione non proprio bellissima. Come si vive questa situazione? Male. Male, perché noi, se non c'erano gli altri crack, purtroppo eravamo dimenticati. Perché noi ci hanno detto, pure, erano stati tacciati come voi avete già avuto il 40%, siete già a posto, basta, chiuso. Invece, per assurdo, gli altri fallimenti vi hanno dato una mano. Ci hanno dato mano a livello di visibilità e di non lasciarci nel dimenticatoio, perché eravamo andati nel dimenticatoio. Ad oggi lavorate tutti oppure... No, beh, adesso io sono come sovventore, sono un socio sovventore. A livello di lavoratori ce ne sono tanti che sono andati in prepensionamento, tanti sono in cassa integrazione, però hanno una parte, sono in Sicrea, che si sono dovuti spostare a Modena però. Ascolti, vuole farle una domanda. Ha senso festeggiare il lavoro oggi? Il primo maggio. Per me il primo maggio ha sempre senso di festeggiarlo. Dopo... nel senso che quasi manca il festeggiato, diciamo. Sì, lo so, ma non siamo solo noi, eh? Sì. Perché c'è qua a Reggio, c'è Artoni, c'è... e poi ci sono tante situazioni anche in Italia che non sono messe benissimo. Come la vede lei? Cosa ne pensa? Soprattutto cosa ne pensa della politica che anziché risolvere qualche situazione continua insomma a mandar giù tutto quello che c'era di buono qua. Non è semplice, non è semplice. Che non sia semplice? Noi abbiamo un costo del lavoro che è difficile da risolvere. Se non si risolve, secondo me il costo del lavoro è un problema, perché tutte le aziende che vanno fuori perché hanno degli incentivi, noi non possiamo dare incentivi e dall'altra parte anche è vero che non possiamo avere le paghe da terzo mondo per lavorare. Sì, indubbiamente, con i costi che ci sono, indubbiamente. Esatto. È sempre lì, esatto, è sempre lì, con le tasse lì che ci sono. Se il governo ha un debito esagerato non può neanche dall'altra parte, però è un po' difficile, non è facile, ma di conseguenza i politici dovrebbero spremersi di più, secondo me. Cioè, nel senso, non lo fanno abbastanza. Secondo me non fanno abbastanza. Ma forse perché loro non vivono queste situazioni. Esatto, perché già un primo segnale potrebbe essere decurtarsi qualcosa, non dico i vitalizi perché sennò dopo do adito a 5 Stelle di dire che loro hanno... Ma potrebbe anche essere comunque, sì, 5 Stelle o non 5 Stelle. No, indubbiamente, sì, però sì. Deve essere una cosa che deve partire da loro, dare un esempio tanto per dire, perché lo so anch'io che non si risolve il problema togliendo gli stipendi ai politici, cioè dimezzandoli o creando, oppure togliendo, come abbiamo già fatto con un referendum, il finanziamento pubblico dei partiti, che però loro l'hanno raggirato. Beh certo. Però... questo sono maestri. Esatto. Sarebbe un segnale, ma ci vuole una coalizione grossa per fare le cose in Italia, perché siamo molto litigiosi noi italiani, Dice. Nonostante che abbiamo le nostre buone ragioni, però siamo molto litigiosi. Bene, ascolti, posso chiedere come si chiama, anche il nome? Reggiani Ivan. Io metto questo contributo su YouTube, sulla Iena Operai, abbiamo un canale, mi dai il consenso di farlo? Sì, sì, lo metta pure, però... E io non sono tanto bravo a parlare, non vorrei essere, diciamo... Guardi che spesso con i concetti semplici si fanno capire tante cose. A volte... Cose, non è mica... a volte anche non perché è... quelli che sono bravi a parlare ci hanno portato in questa situazione, sì, sì, quindi sì. Non è mica detto. No, ha ragione, per quello le do pienamente ragione. Bene, la ringrazio molto. Da Reggio Emilia, primo maggio, la Iena Operai con Ivo, giusto? Ivan. Grazie.